Adesso però dobbiamo parlare di tecnologia. Ma basta con questa tecnologia! Ci sono le AI meraviglie di Alice nel mondo geek. Presto che tardi, presto che tardi! Andiamo, Alice! Buongiorno, Alice! Chiacchierando nel mio mondo ideo. Buongiorno! Come stai? Ma io sto sempre meglio. Sta sempre meglio. Ma lei sta sempre bene, lo dice apposta, perché ogni volta che dice che sta male, poi gli portiamo sfiga. Ma no, ma chi porta sfiga? Ma chi? Noi non ti cuffiamo mica, eh. Siete sicuri? Sì, sì, sì. No, perché sennò vi dico che io sto molto meglio. Ma meglio di cosa? Cioè, quando uno dice che sta meglio, significa che prima stava male. No, sempre meglio del bene. Vabbè, non entriamo in questi circoli viziosi che poi non ci capiamo niente. Meglio del meglio. Cosa ci dici? Cosa ci dici? Quali sono le tue AI meraviglie di oggi? Ah, oggi vi porto un'applicazione fantastica, l'ho scoperta per caso perché da un giorno all'altro ha smesso di funzionare l'autoradio in macchina. Aia. Allora non potevo più ascoltare A qualcuno piace a presto, qualcuno piace presto. No. E visto che comunque sono andata in crisi di astinenza, ho cercato un'applicazione ad hoc per ascoltare la radio. E qual è? Qual hai trovato? E ho scoperto un mondo. Attenzione. Si chiama TuneIn Radio. Ce l'ho. TuneIn Radio, ma tu arrivi dopo Leandro. Cioè Leandro li testa un anno prima queste cose. Dovrei fare io la recensione geek. Ho capito. Allora Leandro, dici, cos'è questa applicazione? No, non voglio rubarti il lavoro, prego Alice, vada. Dunque è un'applicazione fantastica perché ci sono circa 50.000 stazioni sia locali che da tutto il mondo, quindi potete ascoltare la radio del Perù, dell'Uruguay o anche quella, non so, per esempio di Pescara. Ad esempio. In Serie A. È impazzita. Sono anche le web radio. Ci sono anche le web radio. Ci sono circa 1,2 milioni di programmi radio da ascoltare. E per esempio c'è anche A qualcuno piace presto. Per esempio c'è soprattutto A qualcuno piace presto. C'è solo la faccia di Leandro. Non lo so. No, questa è una cosa gravissima che mi state boicottando da 2 anni. Io non c'entro niente. Guarda caso. Mica lavoro per TuneIn Radio. Faremo ricorso comunque. Fatto sta che oltre ad ascoltare ovviamente A qualcuno piace presto, si possono ascoltare anche tantissime stazioni radio che per esempio sono collegate a quella che state ascoltando voi. Non so, voi per esempio state ascoltando M2O. Sì. Potete vedere, potreste ascoltare anche, c'è un elenco di per esempio di stazioni radio che sono attinenti alla musica, non so, house, dance. E questo non va bene. Non va bene perché, non va bene. Perché sennò ci rubano gli ascoltatori. Infatti, troppo facile. Fatelo anche voi a M2O e poi vediamo. Ma no, vabbè, magari se uno poi vuole cambiare canale dopo A qualcuno piace presto. Non va bene. No, perché c'è Mariolina dopo. Sarà contenta Mariolina. Beh, allora impostate solo un preferito e basta. Oh, così si fa. Abbiamo capito che questa applicazione non serve alla mazza. Devi dire qualche altra stronzata oppure. Consigliare un'altra applicazione, ma non ve la consiglio. No, dai, non fare la permalosa adesso. Su. Dai, sarà vecchissima. Va bene. Questa applicazione si chiama Flixsters. È un'applicazione per chi ama il cinema. Ma Leandro ce l'ha già da 6 anni. Sì, no, scusa. Ma dai, allora me ne vado. Arrivederci a tutti. Dai, come funziona? Dai, come funziona? No, questa Flixsters è l'applicazione numero uno per quanto riguarda appunto le recensioni, i trailer e gli orari degli appuntamenti al cinema con i vostri film preferiti. E ci sono praticamente le recensioni di tutti i film possibili immaginabili dagli anni 30 ad oggi. È una cosa vergognosa. Jamai in Italia stava un flick e flico flico pescio di Gione Palomba, Ramos Stanislaso domina le web. Allora io proprio per chiudere voglio consigliare due applicazioni. Attenzione. No, visto che abbiamo parlato di radio, scaricatevi anche l'applicazione ufficiale di M2O. Bravo. Che è molto completa. E sul cinema c'è l'applicazione di MDB. Che è molto ricca. Cos'è MDB? Internet Movie Database. Poi vabbè, poi ne parleremo. Ah sì, ok, ho capito. Grazie Alice. Grazie a voi. Andiamo che meglio, hai fatto la figura.